Benvenuti al nuovo episodio della Volpe e Leone. Il governo varò una sanatoria per gli immigrati irregolari. Abbiamo un netto aumento degli sbarchi, nemmeno la Covid, nemmeno il lockdown è stato capace di fermarli. Dalla Libia, da cui provengono gran parte di questi barconi, quasi tutti, ci sono delle evoluzioni importantissime. Stanno accadendo dei fatti che potrebbero, anzi che sicuramente influiranno moltissimo sugli interessi italiani. Di questi problemi abbiamo parlato con Gian Andrea Gagliani, direttore di analisi difesa, esperto di strategia, immigrazione e sicurezza, già consulente del ministro degli interni Matteo Salvini al Viminale nel 2018 e 2019. Gian Andrea, il governo ha varato questa sanatoria per gli immigrati irregolari che tu in un tuo articolo recente hai definito un fattore di attrazione, o come si suole dire adesso, un pull factor per nuove più corposi sbarchi, come se ce ne fosse bisogno, perché del resto sappiamo che nel momento in cui è cambiato il governo, c'è stato avvicendamento al Viminale tra Salvini e la Lamorgese, subito c'è stato un forte aumento degli sbarchi, persino in aprile. Questo aprile, con l'Italia in lockdown, in preda a un'epidemia, tutto il paese bloccato, eppure ci sono stati più arrivi via mare di quanti ce ne fossero stati nel tranquillissimo aprile 2018 con Salvini al Viminale. Cosa dobbiamo aspettarci quindi? Dobbiamo aspettarci un'estate, di fortissimi arrivi, di invasione, come succedeva qualche anno fa? Io credo dobbiamo aspettarci un aumento dei flussi. Poi il fatto che ci possano essere numeri come nel 2017, nel 2016, negli anni precedenti, tutti speriamo di no, ovviamente. Beh, però ci sono gli aspetti, diciamo, le tendenze politiche italiane influiscono nettamente sui flussi e sui movimenti dei trafficanti, che ovviamente hanno più facilità a vendere i loro biglietti, vogliamo dire così, agli immigrati illegali. E non solo in Libia, ma parliamo anche dei traffici che arrivano dalla Tunisia e anche in misura minore dall'Algeria, beh, hanno più facilità a venderli quando ci sono governi che spalancano i porti, che aprono l'accoglienza, che lasciano entrare liberamente le ONG. E questo aspetto psicologico, che però non è neanche così sorprendente, lo abbiamo visto già l'anno scorso, ancora prima che Salvini lasciasse il Viminale. Già quando comincia la crisi di governo, a inizio agosto, nel governo composto da 5 Stelle e Lega, già in agosto la crisi di governo vede un aumento degli sbarchi rispetto ai mesi precedenti, che comunque erano sempre mesi estivi. Ovviamente ci sono diversi aspetti. Quello diciamo, sul piano dell'incoraggiamento, del pull factor nei confronti dell'immigrazione illegale via mare e poi non solo via mare. La sanatoria promessa, attuata da questo governo, può essere un pull factor d'attrazione, perché abbiamo visto recentemente aumentare, da quando è stata approvata questa norma, aumentare i flussi non solo via mare, ma anche dalle frontiere terrestri, quella della Slovenia in Friuli, ma addirittura anche quella francese da Menton. Quindi questo ci fa intuire che ci sia la voglia di molti immigrati illegali di entrare in Italia e potersi dichiarare presenti qui prima del 31 ottobre dell'anno scorso per una regolarizzazione. Però bisogna prenderla, questa analisi bisogna prenderla con una certa cautela, perché abbiamo visto proprio in questi giorni che i flussi previsti di richieste di regolarizzazione sono molto più bassi del previsto. Qualcuno parlava addirittura che ne avrebbero approfittato in centinaia di migliaia. Il ministro dell'Interno, Luciano Lamorgese, il 14 maggio parlò di un numero previsto di persone che avrebbero chiesto di regolarizzarsi intorno ai 200.000. Beh, a oggi ce ne sono 9.500 di richieste, un po' scoraggiati forse dal fatto che è il datore di lavoro che pagando 500 euro deve regolarizzare il lavoratore in nero e chi fa richiesta come immigrato illegale deve pagare comunque 160 euro. Insomma, per il momento questa regolarizzazione di massa che il governo voleva fare, che prevedeva di fare, possiamo dire, ha fallito anche in questo obiettivo, non ha mantenuto le previsioni e gli impegni assunti. Invece gli sbarchi, l'aumento dei flussi degli sbarchi, che è più del doppio rispetto allo stesso periodo dell'anno
dall'anno scorso, da gennaio a oggi, è legato al fatto che l'Italia, anche durante il Covid-19, durante l'emergenza, e nonostante le dichiarazioni e le norme firmate da ben quattro ministri circa il fatto che l'Italia chiudeva i suoi porti per ragioni di emergenza sanitaria, ciononostante i flussi sono continuati, ci siamo arresi a un paio di ONG che ci hanno portato qualche centinaio di immigrati illegali, addirittura abbiamo requisito navi per trasformarle in navi quarantena, navi traghetto trasformate in navi quarantena, creando un problema, io credo, anche morale, perché in un momento in cui i cittadini italiani sono in difficoltà, ci sono forti difficoltà sul piano economico e peggioreranno, e quando gli italiani sono stati fino a pochi giorni fa chiusi in casa, beh, spalancare le porte a chiunque pagasse dei trafficanti, dei criminali per venire in Italia. E noi abbiamo visto anche recentemente che non tutti quelli che arrivano sono brave persone. Beh, è abbastanza ridicolo, dal mio punto di vista anche vergognoso, in un momento in cui no, il governo, lo Stato, non riesce ad occuparsi neppure degli italiani che sono in gravi difficoltà e che sono sempre di più ad essere in gravi. Noi abbiamo una esplosione degli sbarchi in un momento che, come dicevi, ricordavi tu, a un certo punto quattro ministri hanno sostanzialmente detto alle ONG di non compiere questi sbarchi. In un momento in cui, malgrado il tanto parlare e tante polemiche, i decreti di sicurezza ci sono ancora, non sono ancora stati aboliti. Ma quindi dovremmo pensare che il tanto biasimato braccio di ferro di Salvini con l'ONG, che secondo Giuseppe Conte, che anche allora era Premier, in realtà è deleterio perché gli sbarchi si fermavano d'accordo con l'Europa, forse invece ha proprio quel braccio di ferro che sono costati a Salvini, che costano i processi e così via, che funzionavano, che erano il vero deterrente agli sbarchi? Io ho il sospetto che non si sia voluto ancora mettere in mano i decreti di sicurezza per una ragione più che altro politica, perché i 5 Stelle che li avevano approvati in Parlamento, pur cercando in tanti modi di aggirarli, non ricordiamo tutti le polemiche fra alcuni ministri dei 5 Stelle e il ministro Salvini nelle ultime fasi del governo precedente, beh, loro dovrebbero rimangiarsi tutto quello che hanno votato e approvato. Diciamo che non sarebbe la prima volta che quel partito politico si rimangia posizioni e dichiarazioni, ma lo trovo più forse politicamente sarebbe più complicato. Perché dico questo? Perché in realtà i decreti Salvini avevano ridotto le diarie alle cooperative che si occupano dell'accoglienza, creando un certo subbuglio degli ambienti della sinistra cattolica, che sono quelli che per anni hanno incassato miliardi con cooperative e associazioni con l'accoglienza dei migranti illegali, dei clandestini. Beh, comunque la Morgese ha già alzato queste diarie, le ha riportate non più verso i 35 euro al giorno, Salvini le aveva ridotte a 20-25 in media, ma le rialzate a 30 euro al giorno. E nel decreto sicurezza bis c'erano le norme per fermare le ONG che raccoglievano migranti illegali nelle zone marittime di competenza di altri paesi, la Libia, la Tunisia, Malta, non erano autorizzate a sbarcare in Italia. Eppure abbiamo visto ONG che continuano ad arrivare sotto costa, magari le si fa aspettare un po' per sbarcare, ma alla fine hanno sempre continuato a sbarcare i loro clandestini. Quindi diciamo che questo governo ha incoraggiato i trafficanti e continua a farlo perché dimostra che chiunque paghi un trafficante troverà spazio in Italia. Quindi questo tipo di approccio non potrà che favorire nuovi flussi migratori e non soltanto appunto dalla Libia, dove il contesto bellico peraltro non ci favorisce, perché va detto che benché l'Italia sia alleata di Tripoli, o anche se blandamente e comunque non in maniera operativa, perché poi sul piano militare i turchi ci hanno scalzato da Tripoli, beh, però bisogna dire la verità che nelle aree della costa controllate da Haftar non è mai partito un barcone verso l'Italia e l'Europa. I traffici di esseri umani ci sono solo nelle aree controllate dalle milizie che si riconoscono o che sostengono il governo di Tripoli. La dimostrazione più palese è avvenuta a fine aprile, quando la controffensiva dei turchi, alleati delle milizie di Tripoli, ha permesso di riconquistare quella fascia di costa che va da Tripoli fino
al confine tunisino e che da ormai un anno, quasi un anno, era in mano alle forze di Haftar e da dove non partivano più barconi e gommoni. Da quando i turchi hanno ripreso quell'area, hanno scarcerato i trafficanti di Sabrata, per dire un posto che è noto per essere una tortuga dei trafficanti da cui sono sempre partiti i gommoni e barconi. Beh, il 30 aprile i turchi hanno ripreso Sabrata, hanno liberato i trafficanti che Haftar aveva messo in galera e il 2 maggio è arrivato a Lampedusa il primo barcone proveniente da Sabrata. Quindi il governo di Tripoli non è in grado probabilmente di fermare, non è mai stato, i trafficanti. Oggi però l'influenza che ha la Turchia in quella zona della Libia, beh, ci deve preoccupare perché la Turchia ha sempre avuto una politica di ricatto verso l'Europa sui migranti illegali. Lo ha sempre fatto lungo la frontiera balcanica, nella rotta verso le isole greche, più recentemente sulla frontiera terrestre fra Turchia e Grecia. Beh, oggi che la Turchia di fatto controlla, e presto lo farà anche militarmente perché sta insediandosi in un paio di basi proprio fra Tripoli e il confine tunisino. Quando avrà il totale controllo militare di quell'area, è lecito attendersi che possa usare lo strumento del ricatto migratorio nei confronti dell'Europa anche sulla rotta del Mediterraneo centrale, che punta direttamente su Malta e l'Italia. Non a caso Malta ha stretto un accordo con Tripoli recentemente e sta attuando i respingimenti. I migranti che arrivano vengono riportati indietro verso le acque libiche, la Guardia Costiera Libica li riporta in Libia. Quello che stanno facendo anche i greci nell'Egeo, riportando indietro i gommoni di clandestini verso la Turchia che li ha fatti e li incoraggia a salpare. L'Italia è l'unica che non attua questa politica e qui è destinata, in questo momento sembra almeno destinata, a diventare il punto d'arrivo, il ricettacolo, il punto di sbarco di per qualunque trafficante che potrà dire ai suoi clienti: a Malta vi rimandano indietro, però se puntiamo su Lampedusa e sull'Italia, probabilmente, sicuramente non avrete problemi a essere accolti. E questo aumenterà i problemi probabilmente per il nostro paese dal punto di vista dei flussi migratori. Ricordiamo che in Libia, per chi non seguisse le vicende nel paese nordafricano, l'ennesima offensiva di Haftar per conquistare Tripoli, la Tripolitania, è fallita. Ormai sembra uno scenario irrealizzabile quello che Haftar riesca a riunificare, la Libia. Decisivo nel fallimento della sua azione è stato, come accennavi, l'intervento turco, che ha anche coinvolto un grosso numero di mercenari siriani. Sappiamo chi la Turchia ha sostenuto in Siria, quindi possiamo capire che tipo di combattenti abbia spostato in Libia. Anche questa, insieme a quella che tu dicevi del possibile ricatto migratorio, non esattamente una buona notizia per l'Italia. Ma a questo punto l'Italia, che ha puntato fin dall'inizio, quando scoppiò il caos libico, su al-Sarraj, su Tripoli, su questa coalizione che include anche le milizie di Misurata, così come milizie islamiste, eccetera. Ma che poi, quando c'è stata quest'ultima offensiva di Haftar, in sostanza l'Italia si è un po' sfilata, cioè non si è sentita di dare un serio appoggio militare che veniva richiesto da Tripoli e c'è stata lì la sostituzione da parte della Turchia. Ora che carte abbiamo? Cioè cosa potrebbe fare l'Italia per riuscire a entrare nei giochi libici e difendere i suoi interessi che non sono soltanto il petrolio, i pozzi dell'Eni, ma sono anche non essere invasi dai flussi migratori ed evitare che ci siano santuari di terroristi, fosse anche cosiddetti ribelli moderati, ex moderati ribelli siriani che si impiantano in Tripolitania. Beh, hai detto bene perché i mercenari siriani, Ankara li ha arruolati soprattutto tra le milizie siriane salafite della Fratellanza Musulmana, mi dicono anche diversi ex combattenti dello Stato Islamico e milizie turcomanne, cioè di quella popolazione del nord della Siria che è di ceppo anche linguistico turco. E uomini che hanno combattuto, stanno combattendo in Libia, hanno permesso ad Haftar, al governo di Tripoli, ad al-Sarraj, di riconquistare la Tripolitania. Devo dire, hanno vinto nell'ovest. Haftar poi ha accettato di ritirarsi e adesso probabilmente si creerà un punto di stabilizzazione in cui le forze della Cirenaica, guidate fino ad oggi da Haftar, poi vedremo se Haftar
riuscirà a sopravvivere anche al fallimento della sua offensiva su Tripoli. Si consolideranno in Cirenaica con il supporto della Russia, dell'Egitto, degli Emirati Arabi Uniti, mentre in Tripolitania resteranno a farla da padroni i turchi, che stanno già portando aziende anche energetiche a lavorare in Libia. Ormai la Libia, la Tripolitania è un protettorato della Turchia. Siamo tornati a 110 anni fa, nel giro di 6 mesi, mi spiace sottolinearlo, ma ancora una volta nella fase in cui, da quando il nostro governo attuale si è insediato, ha mostrato molto distacco dallo scenario libico, e l'epidemia di Covid ha accentuato questa distrazione anche dei media, non solo della politica, dalla Libia, cosa che invece ha favorito, aspetti che hanno favorito invece Erdogan, che ha fornito tutti gli aiuti militari necessari. Parliamo di 11.000 mercenari siriani che combattono in Libia, parliamo di 1.500 militari turchi e contractor turchi con droni, sistemi di difesa antiaerea, carri armati che sono sbarcati recentemente a Misurata, blindati, e almeno un paio di navi da guerra che sono anche intervenute con i loro cannoni, con i loro sistemi antiaerei per abbattere i velivoli, i droni di Haftar. Quindi un intervento militare a tutti gli effetti, importante, che però oggi pone Tripoli sotto una ferrea e stretta influenza turca. E quello che può fare l'Italia, l'Italia può fare poco, perché è in netto ritardo, perché non ha aiutato Tripoli, benché i nostri interessi fossero concentrati in Tripolitania, quelli energetici, il gasdotto Green Stream, il terminal di Melita e anche quelli legati appunto all'immigrazione. L'Italia purtroppo ha sempre avuto le mani un po' legate, nel senso che avendo gli interessi in Tripolitania non poteva certo schierarsi con Haftar o col fronte della Cirenaica. Attualmente abbiamo l'opportunità di consolidare i rapporti con l'Egitto, con cui abbiamo ottimi rapporti da tempo, con una richiesta egiziana di commesse militari importanti di Made in Italy, della difesa. Il caso Regeni sta ostacolando queste commesse, parliamo di navi da guerra, ma dietro ci sono anche aeroplani. Insomma, potrebbe essere una commessa che comincia con 1,2 miliardi e arriva a 14 o 15 miliardi di euro, cifra considerevolissima per la nostra industria, soprattutto in un momento come questo di crisi post-Covid. Certo, se sull'onda del caso Regeni, delle polemiche, perdessimo anche il treno dell'Egitto, che rimane un player importantissimo in Libia, se le forze fio-turche, se le forze di Tripoli dovessero avanzare oltre Sirte, molto probabilmente l'Egitto interverrebbe militarmente. Quindi insomma, siamo in un contesto dove la guerra potrebbe risolversi con un accordo fra russi e turchi e con i loro alleati dietro, ma non è detto che questo accada, ci potrebbero essere ripercussioni militari ancora importanti. Allora, se l'Italia, che ormai con Tripoli ha un ruolo minoritario di influenza rispetto alla Turchia, se ci giochiamo anche l'influenza, il rapporto con l'Egitto, rinunciando a fornire agli egiziani le commesse militari che chiedono, beh, potremmo rischiare di trovarci forze ostili sui due lati della sponda libica, e per noi non sarebbe una buona prospettiva. Detto questo, in questo momento mi pare che Roma stia cercando di tenere appunto i rapporti con l'Egitto, anche in vista di un cambiamento nelle forze della Cirenaica. Haftar potrebbe non essere più il leader, potrebbe anche, e comunque ne sta emergendo un altro, che è un politico e non un militare, che è Aghila Saleh, il presidente del Parlamento di Tobruk, riconosciuto peraltro dalle Nazioni. E l'Italia sta cercando di tenere i piedi ancora in Tripolitania, come con la missione militare che a Tripoli aiuta la Guardia Costiera Libica a mantenere in efficienza le sue motovedette per fermare migranti illegali e riportarli indietro. E a Misurata con una missione sanitaria che non ha più tanto senso da parecchi anni, ma che ci permette di mantenere una bandierina a Misurata, città, la Sparta libica, città importante anche sul piano militare, e quindi in questo momento mantenere qualche posizione anche simbolica o poco più in Libia, in Tripolitania, ci torna utile proprio per far vedere che non ci sono soltanto i turchi.
È un quadro molto complesso dove speriamo che la diplomazia guidata da Luigi Di Maio sappia orientarsi. Sembra una battuta, ma non lo è, è un augurio sincero. Grazie Gianandrea per il tuo contributo e il tuo tempo. Grazie a voi.